Benvenuti a Bla Up. Protagonista di questa puntata, lo storico fotoreporter di epoca, Mario De Biasi. Mario De Biasi nasce nel 1923 a Sois, vicino Belluno, e inizia a fotografare nel 1945 con una macchina fotografica rinvenuta tra le macerie di Norimberga, dove si trovava deportato. Nel 1953 entra a far parte della redazione di Epoca, storico rotocalco italiano, dove realizza in più di 30 anni 132 copertine e innumerevoli reportage da tutto il mondo. Tra questi, indimenticabile quello sulla rivolta d'Ungheria del 1956 e l'autore del celeberrimo scatto Gli italiani si voltano. Come le è venuta l'idea di quello scatto, che è stato tra l'altro anche lo scatto che ha fatto da manifesto ad una mostra importantissima al Guggenheim di New York? Di New York. Ma all'epoca c'era una rivista che si chiamava faceva dei fotoromanzi e il direttore non andava molto bene la rivista, ha chiesto al direttore di Epoca, si imprestava a Mario De Biasi, per fotografare una donna che attraversa la città di Milano senza sapere chi fosse, e l'appuntamento alle 10 a San Babila. Fate entrare in un negozio e c'era il figlio di una mia fitacamere lì fuori. Ho detto: quando esce date un'occhiata a questa signora. Ho fatto le fotografie, poi a piedi sono andato da Piazza San Babila in Duomo facendo delle fotografie. A un certo punto c'erano delle persone che chiedevano, nessuno sapeva che era Moira Fey, allora era sconosciuta. E venivano da me per chiedere l'autografo. Poi l'ho portata verso il Duomo e tornando indietro si erano fermate tutto quel po' di gente lì che la guardavano. Una trasmissione che hanno fatto a Torino sul fotoreportage, hanno preso con la macchina da presa dal tacco della Moira Orfei, sono saliti ai volti e hanno fatto con la rallentatura tutti i volti. È una cosa interessante vedere, perché tutti guardano lei, nessuno guarda me ovviamente. Poi da lì l'ho portata a Ambrate e lei faceva la trapezista nel circo. L'ultima fotografia si vede lei appesa la corda che fa la trapezista. Ed è uscito questo servizio, e quando mi intervistano generalmente c'è un ingrandimento di 5 metri per 6 metri e mi fotografano davanti questa fotografia e tutti vogliono sapere appunto la storia. La storia è questa. Lei nasce come fotoreporter, però poi le sue fotografie diventano arte. Non tutti i fotoreporter poi fanno delle opere d'arte. In realtà lei è riuscita a unire queste due cose. Lei per 30 anni ha fatto l'inviato di Epoca, questo grandissimo giornale diretto da Bruno Mondadori, che ha documentato la storia non solo dell'Italia ma di tutto il mondo. E ci sono degli episodi importantissimi, come per esempio la crisi del Partito Comunista. Ci vuole parlare di questo reportage importantissimo che lei fece? È stata un'esperienza straordinaria, perché io stavo facendo un servizio sulle ville più belle della Lombardia e c'era la nebbia e sono arrivato nella seconda villa e appena arrivato mi hanno detto: signor De Biasi, devi telefonare a Epoca, che l'hanno chiamata. Telefono a Epoca, mi hanno detto: parta subito per Vienna, perché c'era il nostro inviato Massimo Mauri che aveva cercato di entrare in Ungheria, le frontiere erano chiuse, gli aeroporti erano chiusi. E dice: mandate De Biasi, che fra l'altro parla tedesco e forse riusciamo a fare qualche cosa. E sono tornato a Milano, ho preso alcune pellicole nella valigia, sono partito con l'autista e sono arrivato a Vienna a fare i spenti, perché a 20 km da Vienna si è spento la dinamo e siamo arrivati con le luci spente. E al mattino abbiamo cercato ancora di poter entrare in Ungheria e non c'era niente da fare. Allora sono andato alla periferia di Vienna, ho visto Fiat e sono entrato per far riparare la dinamo e hanno detto: ma torni fra 7 giorni. Io ho detto: no, ma io sono giornalista, devo andare a vedere cosa succede. E allora, anziché aggiustarla, mi hanno cambiato la dinamo e sono arrivati al confine e c'erano delle sbarre abbassate e c'erano centinaia di giornalisti e fotografi di tutto il mondo e non lasciavano passare.
E allora a un certo punto io in tedesco ho alzato la voce e ho detto: ma siamo amici vostri, vogliamo andare a vedere a tutto il mondo cosa succede e voi non ci fate passare. E avevo alzato la voce. E allora uno degli addetti ha chiamato un comandante, tutto armato, con bombe di qua, bombe di là, si è fatto portare un telefono da campo, ha telefonato e mi sono alzate le sbarre e siamo partiti per Vienna. Siamo arrivati a Budapest con l'autista e ho lasciato le valigie in albergo e stavamo andando nella via principale di Budapest e ogni 50 metri ci fermavano col mitra e l'autista si è spaventato, ha detto: signor De Biasi, quando torniamo mi faccia licenziare, però io non me la sento, e è tornato in albergo. Io che non avevo ancora la patente perché ero in grado di guidare, quando andavo in giro a fare dei servizi per epoca pregavo l'autista di lasciarmi guidare e avevo imparato a guidare. A un certo punto mentre guidavo fermavano col mitra, io anziché bloccare la macchina ho rallentato. Un signore che era su un camion che stava ringando la folla è venuto verso di me in perfetto italiano e dice: ma perché non ti fermi, non sai che questi ti sparano? Dico: ma io voglio andare dove succede qualche cosa. E lui mi ha accompagnato, siamo arrivati in questa piazza dove dentro c'era la caserma della polizia segreta e fuori spararono da tutti i lati. In una delle fotografie pubblicate su Epoca si vedono due che stanno arrivando con la testa bassa perché c'erano le pallottole che fischiavano. Io una pallottola mi è passata proprio davanti agli occhi, che se io avessi accelerato non sarei qui a raccontarla. E io sono stato lì tutto il giorno e a un certo punto sono riusciti a sfondare questo portone e man mano che uscivano li uccidevano. E io ho seguito uno di questi qui che l'hanno legato per i piedi, l'hanno trascinato fino in fondo alla piazza, poi c'era una piccola piazza e c'è tutta la sequenza, sono l'unico che ha la sequenza dell'impiccagione di questo polizia del sede, uno che aveva fatto, tolto le unghie o la lingua a uno dei presenti. Enzo Biagi l'ha chiamato l'italiano pazzo, o comunque lei passava per l'Italia. Perché si è conquistato questo appellativo? Perché si era propagata la notizia che io ero rimasto lì tutto il giorno e ero rimasto ferito. E allora alla sera un giornale dei rivoluzionari sono venuti a prendermi, mi hanno portato in cantina, poi una soffitta, poi un'altra parte, eccetera, e mi hanno intervistato. E il giorno dopo è uscito un articolo intitolato L'italiano pazzo, perché si era sparsa la voce che io ero stato in mezzo proprio dove spararono da tutte le parti. E c'è una mia fotografia fatta col grandangolo, non col teleobiettivo, e che c'è il fumo che viene fuori dal mitra a 60 centimetri, ero lì proprio, cioè non ero lontano, lo facevo col teleobiettivo, lo fate proprio a due passi. Non ha mai avuto paura? Sì, ma sono direi più che paura, incoscienza, perché quando devo fare le fotografie non penso al pericolo. So che posso morire, però penso alla fotografia e nient'altro. Cioè l'arte prima di tutto? Sì. E spesso mi fanno la domanda se c'è un ferito, se prima faccio la fotografia o prima aiuto il ferito. Allora dico: no, prima faccio la fotografia, ci impiego un trentesimo di secondo e dopo se c'è bisogno l'aiuto. Senta, che cos'è la fotografia per lei, se dovesse definirla? Ma è tutto per me, perché mi ha permesso di girare il mondo, di vedere le persone più disparate, ricchi e poveri. Ho passato delle esperienze straordinarie, ho conosciuto dei personaggi famosi. Parla di come ha costruito la copertina di Epoca dove c'era Sophia Loren, era una copertina con un fondo di fiori. Sì, dovevo andare a Roma a fotografare Sophia Loren tra i fiori e siamo andati in un'azienda fuori Roma, una trentina di chilometri, mi hanno detto che è tutta piena di fiori, eccetera. Sono andato, invece c'era qualche fiore ma non c'era niente di straordinario. E allora io ho pensato, sono andato in un rigatiere, ho noleggiato una rete da letto vecchia, l'ho caricata su in macchina, l'ho portata in questo vivaio di fiori e ho preso dei vasi di fiori, li ho legati col fil di ferro e in modo che c'è questa parete di fiori che sembra un arazzo. E ho messo davanti la Sophia Loren. È una cosa inventata completamente, creata completamente, cioè pensata durante la notte e poi fatta, cioè non è che sono passato per caso e c'era quella lì e ho fatto la fotografia. Ma sembra una copertina di Vogue, glamour, beh, sì. Elegante. Sì. Per
La caratteristica principale dell'opera di De Biasi è una composizione geometrica rigorosissima e sempre molto riconoscibile, però curiosa nel senso che è sempre perfettamente naturale rispetto alla scena rappresentata. Nelle sue immagini non si avverte neanche mai la presenza dell'autore, cioè le immagini si raccontano da sé. Questa foto che vedete alle mie spalle è una foto classica di De Biasi. Si può dire che De Biasi fosse il suo fotografo preferito. Questa è un'immagine realizzata a Napoli nel 1961 e parte di un servizio apparso su Epoca. Riguardava Sofia Loren vestita da Saziana. In questa fotografia si può apprezzare appunto quella che è la caratteristica architettonica e geometrica dell'opera di De Biasi. Si vede come lui ha giocato con gli stipiti del balcone e della porta della camera in modo da ottenere una struttura crociata, è quasi come un quadro di Mondrian, con al centro questi due occhi inevitabili proprio di Sofia Loren. Ha comunque tutto il suo straordinario fascino, anche un fascino come si vede un po' selvatico, anche pericoloso, un fascino che non lascia scampo. Senta, qual è il soggetto che le piace più fotografare? Ma tutto tranne i servizi di attualità. Io pagherei uno, avrei pagato qualcuno che andasse al mio posto per fotografare, non so, il Papa in Terra Santa, la regina d'Inghilterra a Roma, cose del genere, perché io prima di fare la fotografia vado a vedere i posti e trovo una posizione diversa da tutti gli altri. Il giorno che deve fare la fotografia c'è un tizio che dice no, lei di qui non passa. Ma dico, guarda, sono stato ieri, no, qui non si passa. E lei la fotografia non la fa perché non c'è niente da fare. Mentre invece ci sono delle cose che io cerco sempre di fare delle cose diverse dagli altri. C'è un episodio legato ad Onassis, sì, me lo racconta? È quello di Onassis e c'è quello di Ungaretti anche, che è abbastanza interessante. E quello di Onassis nel 1955, la prima volta che sono stato a New York. Io non sapevo una parola d'inglese e un giorno dalla quinta strada usciva da un ristorante Niarchos, Onassis e David Niven. Sapevo che lui parlava italiano, mi sono avvicinato e ho detto sto facendo un servizio su New York, mi piacerebbe poterlo fotografare a casa sua. Ci ha pensato un po' e poi mi ha dato un biglietto, domani mattina alle 9, Peyton Place numero 16, io arrivo e mi coglie il maggiordomo, sentivo lui che da una stanza all'altra parlava col telefono, spostava navi, eccetera, ed è arrivato con mezz'ora di ritardo. Tu fa l'americano, americano, americano. Dopo aver fatto le fotografie, siamo scesi in macchina, mi ha offerto il caffè, eccetera, e poi dice vado in ufficio, vieni anche tu. E siamo andati in ufficio e ha detto l'autista, quando siamo arrivati nel suo ufficio, mi viene a prendere questa sera, lei sei tutto il giorno, fai disposizione di Mario, lo porti dove vuole lui. Io per una giornata ho avuto la macchina di Onassis e ho girato New York con la macchina di Onassis. Ah, e nelle ultime fotografie fatte a Venezia sono stato l'unico che ha fotografato Onassis, la Callas e la moglie, perché nessuno poteva avvicinarsi alla spiaggia. Sì, questa era la cosa. E invece che lui si ricordava che ci eravamo visti a New York nel 55 e io sono stato l'unico che ha potuto avvicinarmi e fotografare lui mentre mangia con la bettegola di olio. Senta, io poi ho visto che c'è stata una mostra alla Schott Gallery che si intitola Mario De Biasi, dammi mille baci. Sì. Ho trovato bellissime, tenerissime, meravigliose queste foto di fidanzati che si baciano. Ce ne può parlare di queste foto? Sì. Come sono nate queste foto? È nato che la Raffaella aveva questa galleria. Lei sì, Raffaella fatto, Ferrari. Sì, aveva fatto una tesi di laurea su Mario De Biasi. Sì, sì. Beh, molti fanno le tesi di laurea su di lei. Insomma. È già la quinta che fanno su di me. Va, baciami, ma baby, va, va, bo, bo. Just say yes and maybe if you squeeze me and I'm squeezing. Ci vuole parlare di questa foto? E questa qui è una delle fotografie che a me piace moltissimo. Anche a me. Il direttore della mostra non voleva metterla e io ho detto ma che poi. Dico ma perché? Perché c'hai i seni scoperti. Dico ma uno gira nei negozi così, sono manichini con i seni scoperti ed è una cosa fatta senza